Buongiorno dal Salone del Libro di Torino, edizione 2023. Siamo qua con Matteo Suozzo, autore di questo agile e illustrato volumetto per la preparazione al battesimo delle famiglie. Il titolo è proprio Prepariamo il battesimo in famiglia. Ecco Matteo, qual è l'importanza di fare un periodo di preparazione al battesimo? Molti magari vanno in parrocchia, chiedono quando possono battezzarlo e poi pensano che la cosa possa finire lì. Beh certo, innanzitutto grazie a voi per avermi invitato e per essere qui a poter dire due cose sul libro, ma in realtà ancora di più sul battesimo, che è ancora più importante. E in effetti la preparazione non è mai sufficiente per tutto e per tutti. E la prima cosa che mi viene da dire è, per esempio, quando ci sono delle famiglie che si vogliono accostare a questo sacramento per i propri figli, la prima cosa è l'accoglienza, perché è inutile star lì a chiedere il perché, il per come, il per quando, perché oggi come oggi purtroppo viviamo una situazione di un certo, vorrei dire, neopaganesimo, dove tanti magari sono anche battezzati, ma poi vivono in maniera pagana, tra virgolette, no? E allora la prima cosa che mi viene in mente è quella dell'accoglienza verso le famiglie, e poi dopo il primo momento di accoglienza ci vuole un periodo di informazione, anche se molto molto soft, per riuscire a farli entrare un po' dentro la dimensione del battesimo e poi magari iniziare a dire qualcosa, a dire, partendo dalle loro vite, partendo dalla loro storia, partendo da quello che hanno vissuto, ecco. E certamente spiegare che cos'è il battesimo oggi a persone che non sono mai entrate in chiesa non è sicuramente semplice, però ecco perché l'idea di questo libricino, che possa, che è frutto di un'esperienza pastorale fatta anche con l'equipe di battesimo della nostra parrocchia, e che a un certo punto abbiamo voluto mettere un po' per iscritto. Allora ho preso un po' questa iniziativa, sospinto anche un po' dall'incoraggiamento di qualcuno che era attorno a me, e allora lasciare questo libricino, che è poi quello che fondamentalmente facciamo in preparazione del battesimo nella pastorale, lasciarlo come ricordo ai genitori, in modo tale che ricordino quello che c'è stato di preparazione. Ecco, in queste pagine c'è un po' la tua esperienza, sì, di papà e anche di diacono. Sì, esattamente. Quindi c'è l'aspetto spirituale, ma anche molto l'aspetto umano, affettivo, no? Della dimensione familiare. Sì, certo, perché appunto, come dicevo prima, bisogna partire dalle situazioni che ci vengono presentate, e oggi la situazione che abbiamo di fronte è molto variegata, di famiglie, non tutte famiglie con tra i canoni, famiglie comunque allargate e che hanno comunque una certa sensibilità e anche un certo vissuto nel tessuto sociale che magari è diverso da quello nostro. Certo. Quindi ecco, imparare anche ad ascoltare il loro dolore, sentirsi tra virgolette diversi, ecco, questo fa sì che comunque ci possa entrare in relazione e trovare quei punti comuni, ecco, perché poi nelle diversità è il bello, è trovare proprio i punti comuni. In questo volumetto, in questo agile libricino, chiamiamolo giustamente così perché non sono tantissime pagine, ma questo è anche proprio un pregio, cioè la sintesi e l'aver specificato bene subito quali sono i segni del battesimo. Qual è quello secondo te più fondamentale da ricordare alle famiglie che preparano? Ma sono tutti fondamentali, non ce n'è uno che prevale sull'altro, secondo me, anche se poi quello dell'acqua, diciamo che è quello principale proprio per il sacramento in sé. Però io ho notato molto che in questa esperienza che ho fatto, che quando si parla per esempio del segno, l'ultimo, quello della candela, del fuoco,
presentandoli in questa maniera come persone che devono prendersi cura di quella fiammella per non farla spegnere e che quella mano che mettono davanti alla candela è il loro, diciamo, come posso dire, è il loro compito di genitori nella vita dei propri figli, ecco, io noto che lì c'è una sensibilità forte di risposta in questo segno qua. Però poi, ecco, penso che siano tutti quanti molto importanti. Ecco, quando parliamo di famiglia nella preparazione al battesimo, non dobbiamo pensare solo a mamma e papà, ma c'è tutta una rete, quindi anche i nonni, gli zii e in particolare il padrino e la madrina. Cosa certo. possiamo dire di queste due figure che spesso vengono scelte anche proprio su base emozionale, no? Su un certo legame stretto di vicinanza, ma che devono avere anche dei forti riferimenti per la fede. Certo, allora il padrino e la madrina oggi come oggi sono delle figure che non vengono più scelte tanto con l'intenzione che magari una volta gli veniva attribuita. Oggi, come dicevi tu poco fa, vengono scelti proprio soltanto per simpatia o perché c'è un forte legame con quelle persone. In realtà il padrino e madrina sono quelli che si fanno, tra virgolette, da garanti più dei genitori nella fede dei bambini che non possono scegliere. Infatti la Chiesa chiede ai padrini e madrina dei requisiti che i genitori non chiede. Certo. I padrini e madrina vengono chiesti di essere nella Chiesa Cattolica, di avere tutti i sacramenti, di non essere separati o divorziati, che poi, ecco, non è un fattore proprio soltanto di morale, ma è proprio una questione di riuscire a trasmettere la fede in un certo modo. Ecco, i padrini e madrine sono un ruolo molto importante, anche se poi non viene vissuto realmente così. In conclusione di questa intervista ti chiederei ancora qual è l'augurio che tu da papà e da diacono ti senti di rivolgere alle famiglie che stanno preparando un percorso per il battesimo. Beh, l'augurio è quello che possano, da papà, e che possano riuscire a essere, a trasmettere quella responsabilità che gli viene donata dal Creatore, che è quella di riuscire a far crescere i propri figli bene e di custodire l'amore che loro stessi hanno per i loro figli. E come diacono, ecco, che rimanga impressa quella forte vocazione alla vita cristiana. Ecco, questo sia un grande augurio. Facciamo tesoro di questo augurio, ringraziamo Matteo per la sua per il suo impegno e per aver scritto questo libricino, e a voi consigliamo di leggerlo. Grazie. Grazie mille a voi.